Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che fissa criteri generali per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni in diversi ambiti regionali. Dalla salute alla casa, dalla formazione professionale al lavoro. Nasce in Piemonte il Centro contro le discriminazioni. Ha preso il via con la prima conferenza a Palazzo Lascaris la quarta edizione del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro dell'Osservatorio regionale sull'usura, rivolto alle scuole superiori del Piemonte. Entro il 13 aprile la consegna degli elaborati. Sono almeno 600.000 i piemontesi che non ricevono correttamente il segnale della TV di Stato. E quanto emerge da un'indagine del Corecom presentata al convegno La TV che non vedi, segnale Rai o segnali di fumo, organizzato a Palazzo Lascaris. Magistrati ed esperti a confronto al convegno sull'usura organizzato da Soroptimis con la consulta femminile del Consiglio. A preoccupare, oltre alla ludopatia, è il sovraindebitamento che può indurre molte persone a cadere nelle mani della criminalità organizzata. Dipinti realizzati sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, due disegni del pittore Alessandrino Morando, raccolte di foto e riproduzioni di ex voto. Sono alcune delle testimonianze esposte alla mostra Piemontesi alla fronte, in Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris fino al 22 aprile. È stata presentata ufficialmente ANSA ViaggiArt, portale tematico e app che permette di conoscere il patrimonio artistico e culturale italiano ed essere informati sulle notizie del settore. L'app si scarica gratuitamente, collegandosi agli store Apple e Android. 30 partecipanti al Master in gestione degli appalti pubblici per lo sviluppo sostenibile del Centro Internazionale di Formazione dell'ILO, provenienti da Asia e Africa, si sono confrontati a Palazzo Lascaris sul sistema di funzionamento degli appalti pubblici in Italia e in Piemonte.